quello che fai in realtà è di secondaria importanza. Alcuni compiono delle imprese notevoli, eccezionali, altri invece compiono gesti che in superficie, solo in superficie, non paiono così significativi. Ma è il come fai le cose che è di primaria importanza, e quel come consiste semplicemente nella coscienza che attraverso di te può fluire in ciò che stai facendo. Molti chiedono: ma come manifestare nella vita ciò che voglio? E qual è il potere dell'intenzione nella vita? Quando arriverai a 95 anni, forse ti renderai conto che non c'è tutto questo granché da manifestare o chissà quale potere da perseguire nella vita che valga veramente la pena di dannarsi ogni singolo giorno della propria vita. Ma tutto a suo tempo, anche se forse non ha a che vedere con il tempo cronologico. La vita degli esseri umani è un microcosmo che rispecchia un macrocosmo, e basta dare un'occhiata là fuori nell'universo per rendersi conto profondamente di quanto l'universo ami creare e manifestare delle cose. Basta guardare il nostro pianeta, quanti milioni di generi di vite diverse coesistono nel nostro pianeta, e chissà là fuori nello spazio quante altre vertiginose vite continuano a crearsi, a pulsare. E tutte le forme di vita sembrano partecipare a questa grande danza cosmica di creazione e distruzione. Se ci pensi, tutti gli esseri viventi cosa fanno? Vengono al mondo attraverso la nascita, mangiano, procreano e poi muoiono. Tutti con i loro tempi, ma tutti fanno parte di questo grande flusso che chiamiamo vita. E l'universo ama creare anche un'altra cosa molto simpatica, che prende il nome di conflitto. Ma nessuno di noi ama i conflitti, non è così? O forse solo in apparenza non amiamo i conflitti. E allora ti faccio una domanda: se non ci fosse neanche un conflitto, neanche una sfida nella tua vita, come sarebbe? Che sapore avrebbe? Immagina un film allora, dove non accade proprio nulla, tutto piatto, nessuna difficoltà, nessuna sfida, nessun evento un po' piccante, frizzante. Come sarebbe questo film? Interessante? Forse. Ma un film dove non accade proprio nulla, e tutti sono consapevoli, felici, illuminati, e non accade nessun conflitto, nessuna sfida, nessun evento un po' piccante, dopo quanto ti addormenteresti? O dopo quanto cambieresti canale? Dai, di la verità. Non serve avere grandi teorie sulla vita. Si tratta semplicemente di saperla osservare, e ti accorgerai presto o tardi che l'universo gioca con la vita, rendendola via via sempre più complessa. Guarda la nostra società, per esempio, è giunta oggi al grado di complessità maggiore mai raggiunto sulla faccia della Terra. E lo stesso dicasi per il nostro mondo interiore, che non è altro che lo specchio di quello che accade fuori. La complessità del vivere moderno è tale proprio grazie al fatto che ci sono un'infinità di sfide diverse che si presentano giorno dopo giorno e ci danno la possibilità di misurarci con esse. Computer, realtà digitali, identità fluidificanti e fluide, ruoli e lavori sociali che prima non erano stati neanche mai ipotizzati, cambiamenti climatici, cambiamenti sociali e politici. Questa è la realtà, la fitta rete di complessità nella quale ci troviamo a vivere. E la scienza analitica studia proprio questi particolari. Particolari sempre più sofisticati, ultra sofisticati e specializzati, che portano a ultra specializzazione nell'educazione e nel lavoro e nello sport e in ogni campo della nostra vita. Certo, la complessità non può mica crescere all'infinito, no? Pensa ad un albero. Se un albero si sviluppa in modo abnorme, con dei rami enormi e pesanti, alla prima vera folata di vento, l'intero albero non farà altro che andare giù, al suolo, al tappeto. Che non sia forse un monito questo per la complessità di cui amiamo cingerci il capo oggigiorno? Sì, l'universo ama creare e anche distruggere, e questo puoi notarlo anche dentro te stesso. Un giorno ti piace una cosa e il giorno dopo te ne piace un'altra, e quella che ti piaceva il giorno prima non te ne fai più niente, la vuoi abbandonare, la vuoi distruggere. Sì, poi ti stufi esattamente come fa l'universo, che ama sì creare, ma poi ha anche bisogno di tornare a sé, ad un punto di pace, ad un punto di immobilità, di vuoto, dove ricaricarsi, dove trovare l'energia per poi riportare fuori e ricreare ancora.
Questa condizione di centratura, di ritorno a questa pace, a questa immobilità, a questo vuoto di cui ha bisogno l'universo, ma di cui abbiamo bisogno anche tutti noi esseri umani, non è minimamente influenzata dalle circostanze esterne, che come tutti sanno sono fluttuanti e farebbero fluttuare anche tutti noi se vi aderissimo completamente. Ma fortunatamente siamo in grado anche di non aderire a queste condizioni e di rimanere al centro. Sì, certo, abbiamo tutti bisogno di andare nel mondo e fare delle cose, chi più e chi meno, ma per farle in maniera veramente soddisfacente è necessario ritornare costantemente a se stessi, alla propria interiorità, a conoscere ciò che ci abita veramente, in profondità, non in superficie. E che c'è dentro di noi, così in profondità? Beh, qualcuno lo chiama essenza, qualcun altro lo chiama anima, per altri è l'energia. Per altri è una comunità di demoni interiori. Tutti gli esseri umani sono sostanziati da questi due movimenti, il primo che va verso l'esterno, nel fare, nella mondanità, e il secondo che va verso l'interno, nell'ascolto, nell'essere. È fondamentale comprendere che è la sorgente infinita che abita dentro di noi a dare l'impulso, ad essere il motore pulsante di quello che portiamo nel mondo. Ma se manca questa connessione, ciò che porteremo nel mondo sarà sempre incompleto, sarà un frastuono privo di un centro, sarà un caos perpetuo. Quando invece siamo profondamente connessi con quella realtà essenziale che ci abita, che è la nostra fonte interiore più intima, più autentica, tutto ciò che porteremo nel mondo non sarà più figlio di quei desideri puerili ed egoici, bensì diventerà co-creazione in un sodalizio strettissimo con il potere infinito dell'universo. E allora riusciremo a fare quello che fanno gli antichi stregoni con la propria arte, che non consiste nello scegliere, ma consiste nell'essere abbastanza sottili da consentire. Si tratta di iniziare ad essere piuttosto che a fare disordinatamente, anche perché se manca questa connessione con la fonte, tutto ciò che fai e che porti nel mondo non è ciò che vuoi, ma è ciò che vuole la società e che ti ha installato attraverso dei programmi che preservano se stessa e non si occupano minimamente della tua felicità personale. Ma scusa, pensa a come funzionano le tue giornate. Quando ti alzi al mattino, prima ancora di fare colazione, stai già scorrendo sul telefono tutta una serie di prodotti e servizi di cui non puoi proprio fare a meno. E allora ti catapulti nel mondo con questa bramosia di ottenere sempre più partner, servizi, oggetti, beni di consumo, nell'illusione che tutto ciò ti possa dare una soddisfazione ed un piacere che in verità è sempre e solo un piacere effimero, una chimera, irraggiungibile. Ma in cuor tuo lo sai che non è affatto così, perché ogni singolo desiderio non ha altro compito che di traghettarti verso quella zona di confine, di assenza di desiderio, che è l'unica regione nella quale puoi trovare un certo appagamento, una certa soddisfazione, per quanto tempo, fin tanto che il prossimo desiderio ti trascinerà altrove. E allora puoi cominciare ad intuire che l'unico e vero scopo del desiderio è quello di estinguere se stesso. Giunti a questo punto, le possibilità sembrano soltanto due. La prima è quella che consiste nel fare, nel tuffarti nel fare sempre più cose, nell'acquisire sempre più beni, sempre più servizi. Con che risultato? Quello di smarrirti in questi oggetti. La seconda consiste invece nel tornare a te stesso, nell'imparare ad ascoltarti e a conoscerti, e nello scoprire che quelle sensazioni di cui vai disperatamente in cerca non possono provenire da nulla di esterno a te, da nessun oggetto, da nessuna conoscenza, da nessuna relazione, ma soltanto dalla connessione profonda con te stesso e la tua essenza. Ma forse la vera sfida consiste nel rimettere insieme queste due possibilità che paiono così distanti ed inconciliabili e fare come ci suggeriscono i sufi, essere nel mondo ma non del mondo. Questa è la vera rivoluzione, portare là fuori, nel mondo, fare delle cose che siano profondamente connesse con quanto sentiamo più intimo e autentico. Anche se tradizionalmente, diciamoci la verità, tutto quello che ha fatto l'uomo è stato molto poco connesso con la propria interiorità, molto poco consapevole e presente.
Egli non ha fatto altro che costruire sempre più smodatamente là fuori, senza una vera e propria connessione con la propria anima e identificandosi con quello che stava facendo di volta in volta. E oggi è diverso? Ma no, assolutamente no. Anche oggi il 99% delle persone continua a fare smodatamente, disordinatamente, identificandosi completamente con i propri ruoli, con le proprie modalità di fare le cose. E il rischio qual è? È quello di trasformarci in tanti piccoli uomini d'affari, alla stregua dell'uomo d'affari del Piccolo Principe, che era così concentrato, così occupato a contare le cose, che non aveva tempo per meravigliarsi della realtà che viveva dentro se stesso e fuori di sé. Ma vediamo un po' come funziona tutto ciò. La coscienza che sottostà ad ogni singolo processo nell'universo, ad ogni singola entità dell'universo, a un certo punto vuole giocare con se stessa e prende tutta una serie di forme e di nomi, e per dare veridicità a queste forme e a questi nomi, finisce per crederci davvero egli stessa. È questa la radice dell'identificazione, che ti porta a credere di essere quella forma che indossi e che la vita sia la tua vita, appunto. Ma non c'è idiozia più grande, come fa a essere tua la vita? Sei tu che fai parte della vita, non trovi? Ma è proprio questo l'errore fondamentale. È quando tu cominci a trattare la vita come un qualsiasi oggetto che ti appartiene. Allora è l'inizio della fine. Sì, perché quando ti appartiene qualcosa, quando pensi che ti appartenga qualcosa, come il tuo pensiero, il tuo corpo, tua moglie e i tuoi figli, lo sai cosa succede? Cominci ad avere paura di perdere quella cosa. Ed è questa la radice profonda di tutte le angosce che dominano in questa visione delle cose. Ma il credersi in entità separate può essere molto pericoloso, perché il tuo ego a un certo punto comincerà a inglobare i tuoi amici, i tuoi familiari e l'intera tua tribù, e guarderà alle tribù vicine, magari perché separate da un fiume, oppure separate da un'altura, come a qualcosa di strano, qualcuno da temere, qualcuno da combattere. Da tutto ciò emerge un sillogismo molto chiaro, molto semplice, molto lineare. Identificazione uguale separazione uguale conflitto. Ma la buona notizia è che la coscienza si può anche risvegliare da questa ipnosi collettiva nella quale siamo tutti vittime. E lo sai come? Vabbè, interessandosi di argomenti come quelli trattati in questo video e molti altri, per esempio, che ti fanno intuire la possibilità di non identificarti più nei nomi e nelle forme. Tutto qua. E la primissima domanda che si devono porre le persone come te che si interessano di questi argomenti è una, e una soltanto. Vuoi sapere qual è? La domanda è: chi sono io? E che cosa significa questo io all'interno della domanda? Dai, facciamo un gioco insieme. Ti do una manciata di secondi, 30, 50 secondi, per provare a rispondere in modo dettagliato a questa domanda. Ci sei riuscito? Lasciami indovinare. Di solito le persone cominciano a rispondere in questi termini. Io sono questo corpo, io sono la mia mente, io sono le mie emozioni, i miei pensieri, i miei sogni, le mie credenze, i miei valori. Qualcuno addirittura dice e comincia a dire io sono il mio nome. In questo caso io sono Malcolm, che non è altro che un suono. E poi aggiungono altri suoni tipo io sono uno psicologo, oppure io sono un padre di famiglia e via discorrendo. Ci si può anche spingere a raccontare nei più minuti dettagli tutta la propria storia personale, a partire dai nostri genitori, forse dai nostri nonni, e da quando siamo nati, le scuole che abbiamo fatto, gli amici che abbiamo avuto, i nemici che abbiamo avuto e tutto quello che abbiamo incontrato nella nostra vita.
E se ciò non bastasse, perché pensiamo di avere qualcosa di nascosto nelle viscere profonde della nostra personalità, ci potremmo recare da uno psicanalista e per 10 anni cercare in profondità nel mistero di ciò che siamo per arricchire questi dettagli della nostra storia. E poi passano 50 anni e che cosa è rimasto di tutto ciò? Magari hai scritto la tua biografia da qualche parte e arriverà in mano a tuo nipote, che la leggerà distrattamente senza mai portarla a termine, perché non potrà mai competere con l'entusiasmo che può suscitargli l'ultimo film appena uscito o l'ultimo romanzetto del caso. È curioso, non trovi, come un'identità che sembra la cosa più solida che hai, così imponente, possa in verità evaporare, in men che non si dica. Stiamo parlando di identità nella forma, dentro la forma o le numerose forme nelle quali ti identifichi. Ma tu sei solo l'identificazione con il tuo corpo, con i tuoi pensieri, le tue emozioni e tutte quelle cose che hai scritto, che ti sei detto dentro la tua testa quando abbiamo fatto questo giochino, o c'è qualcosa d'altro? E allora facciamo un altro esperimento e vediamo di scoprire che altro c'è al di sotto delle forme e al di sotto dei nomi in cui ti identifichi. Adesso, proprio adesso che stai ascoltando le mie parole in questo video, facciamo finta che non ci siano né pensieri, né ricordi, né anticipazioni sul futuro, né concettualizzazioni, perché queste non farebbero altro che impedirti di ascoltare davvero quello che ti sto dicendo. E in tal caso, che cosa perderesti? Non perderesti proprio nulla, niente di niente. Anzi, più vuoto riesci a contattare dentro di te e più disponibilità potrai mostrare verso l'esterno. E quando incontri questo vuoto, questo stato, che non ha un vero e proprio nome, perché è soltanto presenza, consapevolezza, coscienza, allora ti stai riconnettendo veramente alla tua fonte, quella fonte che si nasconde dietro tutte le forme dell'universo e che le sostanzia, dà loro vita, dà loro energia, e che non è altro che la coscienza, quella stessa coscienza di cui si parlava all'inizio del video, che giocava a rincorrere se stessa mimetizzandosi in molteplici forme e poi facendo finta di essere davvero quelle forme. E quando fai questa esperienza dell'essere, che è un'esperienza vera, autentica, non è una sega mentale, perché ci puoi entrare in qualsiasi momento, è sempre lì dentro di te ad attenderti. È quel vuoto dal quale stai scappando da tutta una vita per timore che il contatto con quello stesso vuoto possa mandare in pezzi tutte le tue identificazioni, tutte le forme e i nomi che hai creduto di essere fino ad oggi. Ma quando tutti i nomi e tutte le forme svaniranno, evaporeranno, come abbiamo visto, fra 50, 100 anni, quello stato dell'essere, quell'unico stato dell'essere, questo rimarrà. Perché era già lì, ancora prima che tu nascessi. Ecco perché è importante fare come ci ricordano i Sufi e coltivare in questa vita qualcosa che la morte non sia in grado di strapparci. E in tal modo potrai finalmente risolvere quel rompicapo che ti fa chiedere continuamente che cosa ha senso fare nella tua vita e che cosa non ha senso fare. E inizierai a fare quello che la vita ti sta porgendo con gratitudine, con amorevolezza e con presenza, senza più perderti in quel bicchiere d'acqua del tuo tornaconto personale. Perché personale che cosa significa? Personale di chi? Di quei nomi e di quelle forme in cui ti sei identificato e non del vero te stesso, che fa parte ineluttabile della vita stessa.